Ciao amici, oggi disegniamo le libellule. Cominciamo con un tondo per il corpo, facciamo un altro tondo per la testa e il corpo lungo, lungo e magro. Molto lunghe e strette sono anche le ali, che sono quattro in tutto, due da una parte e due dall'altra. Io non disegno gli occhi, che comunque sono tondi abbastanza grandi, perché voglio applicarli. Ho degli occhietti adesivi molto carini da applicare, quindi userò quelli. Come vedete, disegnarle è abbastanza semplice, ne possiamo fare due o tre, potete provarci anche voi, è facilissimo, sono molto carine e molto divertenti. Poi le andremo a ripassare con il pennarello, io userò il blu per il ripasso, quindi non il classico nero, e poi andremo a colorare l'interno con i pastelli a cera. Voglio farvi anche vedere come disegnare un tulipano. Facciamo lo stelo, due foglie abbastanza lunghe e per fare il fiore disegniamo una U. Al centro facciamo un petalo grande, poi uno a destra e l'altro a sinistra. Come vedete è abbastanza semplice, ne possiamo fare tanti. Alla fine di questo video vi farò anche vedere le opere d'arte che hanno fatto i bambini del laboratorio artistico, quelli che vengono il mercoledì qui da me a fare arte. Io adesso continuo il mio disegno, vi ricordo che nel colorare con i pastelli a cera è molto divertente fare le sovrapposizioni. Per sovrapporre i pastelli a cera il mio consiglio è sempre lo stesso, cioè mettete i colori scuri sotto, per esempio un verde più scuro, e i colori chiari sopra sovrapponendoli, cioè per esempio un verde chiaro o un giallo sopra il verde scuro. Anche per oggi è tutto, buona arte a tutti, buona primavera. Ciao ciao da Carla!